Oli, referente tecnico e responsabile reti Assogas Metano, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di circa 8 minuti, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione in corso di trasmissione. Prego. Deve attivare il microfono, se non si sente niente. Chiedo scusa, mi sentite? Prego. Sì, grazie. Rinnovo i ringraziamenti per poter aver partecipato a questa consultazione. Allora, innanzitutto, chi siamo? Chi è Assogas Metano? Assogas Metano raggruppa le aziende che operano in Italia nella distribuzione del metano carburante e anche del GNL, sia gassoso che liquido. Anche aziende che operano nel trasporto extra rete del gas naturale attraverso l'utilizzo di autocisterne e carri bombolai. Inoltre rappresenta anche gli interessi delle autofficine che curano così la manutenzione degli impianti a gas dei veicoli, sia leggeri che pesanti. Assogas Metano è un'associazione che svolge un ruolo esclusivamente politico e si propone di esaltare e salvaguardare ovviamente le potenzialità del metano per i trasporti nelle sue varie forme, sia gassoso che liquefatto e anche biometano. Un cenno veloce a quella che è la rete del metano carburante oggi d'Italia. La rete del metano conta oggi quasi 1.600 distributori, anzi sono stati recentemente superati 1.600 distributori sul territorio nazionale, di cui 141 sono già a GNL, cioè metano liquido, e 40 stanno già implementando anche il servizio in self-service 24 ore su 24. Purtroppo questo trend di espansione oggi è fortemente a rischio, dovuto al calo della domanda che c'è stata a seguito della famosa crisi, diciamo, dei prezzi del gas, la crisi internazionale di cui tutti siete ben a conoscenza. In questo senso il problema nostro in questo momento è che l'aumento dei punti di vendita, che continua, ripeto, a ritmo ancora abbastanza consistente, e però unito al calo dei consumi sta causando, diciamo, sta erogando un pochino l'erogato medio dei distributori. In pochi anni siamo passati da una media di 900.000 metri cubi all'anno a 480.000 metri cubi per ogni impianto, quindi diciamo che però in questo momento i prezzi del gas naturale a livello internazionale stanno ritornando a livelli più sostenibili, cioè sono calati molto, e è sperabile che in questo modo il nostro comparto riprenda quella competitività che aveva perso negli ultimi tempi. Un breve accenno al tema della transizione energetica, visto che stiamo parlando di distribuzione carburanti, un tema molto, molto sentito in questo momento è quello della transizione energetica. Assogas Metano ritiene da tempo che il percorso verso la transizione energetica, verso la completa decarbonizzazione, debba svolgersi nell'ambito della neutralità tecnologica, utilizzando ovviamente tutte le fonti ambientalmente compatibili. In questo senso dobbiamo considerare che il forte sviluppo che ha avuto il settore del metano per auto nel nostro paese costituisce per noi una grande opportunità di cogliere questo obiettivo, ovviamente attraverso il progressivo impiego del biometano, sia nella forma gassosa che liquida, utilizzando qual è il vantaggio? Che in questo modo noi possiamo utilizzare l'attuale parco circolante a metano implementando il biometano. Ricordo che il biometano è un biocarburante completamente made in Italy e che, a differenza di altri prodotti bio che invece si avvalgono ancora per la maggior parte di importazione, cioè prodotti di importazione soprattutto da paesi extra UE. Il biometano peraltro è anche chiude brillantemente il discorso dell'economia circolare, perché il biometano è fatto principalmente, quasi esclusivamente, con sottoprodotti e rifiuti sia della frazione solida urbana che sottoprodotti dell'agricoltura, e non è in competizione con il food, quindi è chiaramente un prodotto eccellente dal punto di vista, diciamo, sia energetico che peraltro il biometano ha il vantaggio che può essere impiegato già tale quale nei mezzi che attualmente circolano metano, quindi non pone nemmeno problemi di compatibilità.
Attualmente il tasso di penetrazione del biometano nella rete del metano carburante è già arrivato al 40%. Entro la fine dell'anno supererà sicuramente il 50% e nel 2024 è previsto anche praticamente la completa chiusura del cerchio, cioè che tutti i veicoli a metano circolanti oggi in Italia funzionino utilizzando biometano. Ricordo anche che il PNRR ha previsto 2 miliardi, circa 2 miliardi di incentivazione per il progressivo, la produzione del biometano e questa cosa ovviamente vale anche e soprattutto per il BioGNL, cioè il biometano liquefatto che potrà essere utilizzato nei mezzi pesanti. Un'ultima cosa che diciamo è molto interessante è anche il fatto che attualmente è già possibile anche miscelare l'idrogeno al metano carburante senza modificare il veicolo che lo utilizza e ci sono già delle interessanti iniziative in corso. Diciamo che l'idrogeno, che pure è un gas, come il gas naturale, il metano biometano, avrà uno sviluppo necessariamente che passerà attraverso la rete del gas. Quindi il metano in questo momento assume anche un'importanza, molto, molto importante, diciamo, molto molto congrua da questo punto di vista. Passando al tema di oggi, velocemente perché i tempi sono stretti, rispetto alle risoluzioni di cui noi siamo chiamati a fornire il nostro contributo, è chiaro che queste risoluzioni impegnano il governo ad assumere iniziative urgenti rivolte al comparto della distribuzione di carburante. Con particolare riferimento alla necessità di razionare e ammodernare la rete. Assogas Metano condivide questa urgenza e abbiamo elaborato anche delle proposte, diciamo, operative che forniremo in un documento che invieremo successivamente a questo incontro. Brevemente, le nostre proposte ovviamente sono più o meno queste, cioè praticamente in tema di razionalizzazione della rete diciamo innanzitutto che il metano, che ha una rete ovviamente molto più piccola rispetto alla rete nazionale dei carburanti, è ancora caratterizzato da un certo livello di disomogeneità, cioè a fronte di zone che hanno raggiunto un buon livello di copertura territoriale, esistono ancora nel paese zone in cui il servizio è carente, se non del tutto assente. Quindi, a nostro avviso, in tema di razionalizzazione, il nostro problema è quello di uniformare il servizio sul territorio. Quindi, qual è il discorso? Favoriamo lo sviluppo, mediante anche l'inserimento del prodotto negli impianti già esistenti di carburanti liquidi, nelle zone carenti, cercando contemporaneamente di limitare un'eccessiva proliferazione nelle zone che sono già ampiamente servite, no? Questo ovviamente consentirebbe di migliorare la fruibilità su tutto il territorio da parte degli utenti, mantenendo al contempo però le necessarie condizioni di sostenibilità, perché è evidente che se c'è un'eccessiva proliferazione a fronte di un erogato che, ahimè, non è così, così forte, è evidente che poi si perdono quelle che sono le caratteristiche di sostenibilità dell'attività e quindi poi molti sono costretti a chiudere con le conseguenze del caso. Ovviamente noi stiamo ancora scontando questo periodo di crisi, però speriamo di ritornare più presto a una situazione di normalità, ripeto, proprio in virtù del fatto che i prezzi si sono fortemente ridimensionati, i prezzi del gas, e quindi si spera che una stabilizzazione di questa situazione possa riportarci ad una situazione di normalità. Quindi, come fare per attuare questa cosa, cioè di uniformare il servizio sul territorio? Noi riterremmo che sia indispensabile ritornare ad introdurre i cosiddetti criteri di indirizzo che erano stati ipotizzati anche a livello regionale da qualche regione e anche attuati. Finalizzati questi criteri di indirizzo allo sviluppo nelle zone carenti, evitando al contempo l'eccessiva proliferazione, come detto prima nell'altro. Questo consentirebbe innanzitutto di evitare che l'attività diventi anche economica, come detto prima, ma secondo noi questa sarebbe la vera razionalizzazione del settore. In tema poi di, oltre che di razionalizzazione, di modernizzazione, è un tema all'ordine del giorno il nostro, quello che riguarda il servizio self-service, che alcuni impianti hanno già cominciato a implementare dopo che è stata emanata l'apposita norma del Ministero dell'Interno
che ha dettato diciamo, le direttive in termini di sicurezza, però anche questo sarebbe un aspetto che sarebbe da potenziare e incentivare per arrivare proprio a una modernizzazione, diciamo, anche di questo comparto. Rispetto, infine, chiudo all'intera rete dei carburanti, riteniamo che sia ovviamente necessario in questo caso un vero processo di razionalizzazione, però con un contemporaneo ammodernamento di cui il metano potrebbe essere appunto una delle cose funzionali all'ammodernamento della rete, anche in termini di neutralità tecnologica, oltre che di decarbonizzazione. Su questo tema, ovviamente, anche noi diciamo che siamo favorevoli a specifiche iniziative, ad esempio quelle che riguardano le bonifiche delle aree dismesse, ad esempio. In questo tema bisognerebbe prevedere iter semplificati e specifici contributi a copertura dei costi, perché ovviamente queste cose prevedono dei costi abbastanza consistenti. Per quanto riguarda invece le chiusure, poiché le chiusure rimangono per la maggior parte a carattere volontario, è evidente che senza un adeguato sostegno queste chiusure poi non saranno attuate. Quindi intendiamo questo sostegno come un incentivo all'esodo. E riteniamo che sia indispensabile, se no il risultato non sarà raggiunto. Io mi fermerei qui, ho terminato brevemente, ripeto, seguirà un nostro documento, sono disponibile per eventuali domande e resto a disposizione. Intanto ringrazio dell'ospitalità. Grazie, chiedo se vi siano domande. Non vedo domande né collegati né qui, quindi ringrazio l'audito e chiudo la commissione. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata.